seguito nelle commissioni l'esame dei disegni di legge su finanziaria e bilancio. Riunione congiunta di sanità e ambiente sul rischio legato all'amianto. In Piemonte sono ancora circa 230 i nuovi casi di mesotelioma all'anno. Le commissioni cultura del Consiglio regionale e del Comune di Torino hanno presentato in riunione congiunta il piano di integrazione tra Fondazione Torino Musei, Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli e Associazione Torino Città Capitale Europea. Il Lingotto di Torino ha ospitato Io Lavoro, la principale job fair italiana, che in questa edizione ha offerto oltre 8.000 occasioni di lavoro. Presente all'iniziativa anche la consulta regionale dei giovani per sostenere nuove e innovative opportunità di impresa. Oltre 60 studenti provenienti da tutta Italia hanno partecipato a EU Model Torino, il progetto promosso con la Consulta Europea sui temi comunitari, con simulazioni delle attività di Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione. Secondo appuntamento della rassegna Le giornate del cinema civile, per gli studenti delle scuole superiori promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione con AIACE. In occasione della giornata per ricordare le vittime di mafia, proiezione in anteprima del film La Terra dei Santi. L'intergruppo Amici della Montagna del Consiglio regionale e gli amministratori dei piccoli comuni hanno incontrato a Palazzo Lascaris i rappresentanti di Poste Italiane. Obiettivo: sospendere il piano di razionalizzazione degli uffici postali per costruire una proposta condivisa. Incrementare la presenza femminile ai vertici aziendali è l'obiettivo del progetto Il Rosa e il Grigio, promosso dal Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presentato a Palazzo Lascaris con la consulta delle elette.